Qualche tempo fa abbiamo pubblicato un video sulle donazioni, un video che tra l'altro ha avuto un grande successo, quindi grazie davvero a tutti voi. In quel video si sconsigliava la donazione di un immobile, in particolare si parlava della donazione di un immobile ai figli. Se già non l'avete visto, vi lascio qui in sovraimpressione il link e vi invito ad andarlo a guardare. In quel video, dove abbiamo avuto tantissimi riscontri anche di messaggi da parte vostra, abbiamo avuto molte richieste da parte di voi o da parte di alcuni che ci chiedevano di evidenziare anche quali sono gli aspetti favorevoli, gli aspetti positivi della donazione a un figlio. Approfondiamo quindi l'argomento subito dopo una breve sigla di 10 secondi. Nel video precedente abbiamo visto quali sono gli svantaggi della donazione e in particolare il fatto che la donazione non rende stabile il rapporto della donazione stessa per via del fatto che per 20 anni dalla donazione o per 10 anni dalla morte del donante gli altri eredi possono impugnare la donazione. Attenzione che però i legittimari, ossia quegli eredi che per legge devono per forza ricevere una parte del patrimonio del defunto, possono notificare l'opposizione alla donazione, trascrivendola in conservatoria, e in questo modo possono prorogare per ulteriori 10 anni il termine per impugnare la donazione stessa. 20 più 10 fanno 30, voi capite che di fatto è un termine praticamente che non viene a cessare mai. Quindi, diversamente da quello che alcuni commentatori ci hanno scritto, la donazione potenzialmente non è mai stabile perché il termine in cui può rimanere impugnata è veramente molto lungo. Altri utenti poi ci hanno evidenziato che per poter vendere l'immobile o aprire un mutuo sull'immobile donato, si può stipulare una polizza assicurativa che superi il problema della non stabilità del rapporto, elemento che abbiamo esaminato in quel video. Ora, al di là del fatto che i costi di queste polizze sono abbastanza elevati, però non tutte le banche si accontentano della presenza di una polizza, soprattutto se consideriamo mutui di lunga durata, di 20, 25 o 30 anni, perché difficilmente troveremo una compagnia assicurativa che ci estenda la garanzia o ce la possa veramente garantire per un così lungo periodo. Come funziona la donazione? Semplificando moltissimo il quadro, perché questo è un video divulgativo, quindi non è un trattato di diritto, possiamo dire che le donazioni sono essenzialmente di due tipi, la donazione formale e la donazione indiretta. La donazione formale si fa con un atto pubblico, quindi avanti al notaio, con la presenza di due testimoni, come previsto dall'articolo 769 successivi del Codice Civile. Si paga il notaio, si pagano le relative imposte e la questione finisce lì. Ci sono poi degli obblighi che sono a carico del donatario, quindi di chi riceve la donazione, circa gli alimenti a favore del donante e altre questioni, ma diciamo che non è il caso di parlarne in questo video. Se siete interessati magari ce lo chiedete e faremo un video dedicato a questi aspetti. L'altra questione riguarda invece l'ipotesi della donazione indiretta, la quale avviene con un altro tipo di contratto, che non sia quindi la donazione, che però abbia di fatto il medesimo fine, il medesimo scopo, ossia lo scopo di donare. Esempio è il contratto fra un soggetto A e un soggetto B, in cui il beneficiario del contratto sia un soggetto C. Di fatto si viene a creare una donazione. Oppure un'altra ipotesi tipica è la vendita ad un prezzo simbolico. Se il prezzo non è congruo rispetto al valore del bene, sostanzialmente siamo di fronte a una vendita. Attenzione da non confondere
la vendita a prezzo simbolico, che di fatto è una donazione, con la simulazione, che invece è tutta un'altra questione, che anche qui, se poi siete interessati, potremo vedere in un video a parte. Quello che però noi non dobbiamo assolutamente fare quando pensiamo di donare un immobile al figlio è quello di trasferire al figlio, quindi o con assegno o con bonifico, i denari con i quali poi il figlio vada a comprarsi l'immobile. Questo perché questa soluzione viene considerata dalla Corte di Cassazione una donazione diretta. E la donazione diretta, come abbiamo visto prima, richiede l'atto pubblico avanti al notaio con la presenza dei testimoni. Siccome il trasferire denaro non costituisce un atto pubblico e quindi una forma corretta di donazione, ci si trova di fronte a una donazione diretta ma soggetta a nullità, perché non rispetta la forma. E siccome l'atto nullo può essere impugnato sempre senza limiti di tempo e da chiunque vi abbia interesse, è chiaro che scegliere questa strada è sicuramente un errore, e un errore anche piuttosto grave. Veniamo quindi all'esame dei possibili vantaggi della donazione. Essenzialmente si tratta, ad esempio, della questione dell'IMU. L'IMU è una patrimoniale di fatto sugli immobili. Allo stato attuale della normativa tributaria nazionale, perché si sa che le norme fiscali cambiano a ogni cambiar di vento, allo stato attuale, dicevo, se noi doniamo l'immobile al figlio e il figlio ci abita dentro, quindi per lui diventa la prima casa, il figlio non pagherà l'imposta, l'IMU, naturalmente non la pagherà più nemmeno il genitore che ha fatto la donazione, e quindi si ha un risparmio di tipo fiscale. Un altro possibile vantaggio è rappresentato dai debiti potenziali del donante. Se la persona che vuole donare ha dei debiti o soprattutto teme che in futuro possano sorgere dei debiti, può pensare di fare la donazione al figlio per cercare di rendere non più aggredibile quel determinato immobile. Questo possibile vantaggio però è diciamo soggetto a un grande limite temporale, che è quello dei 5 anni, cioè per i primi 5 anni dalla donazione, se un creditore del donante vuole aggredire quel bene che è stato donato, lo può fare attraverso un meccanismo di revocatoria, e quindi questo vantaggio non si può ottenere. Certamente, se però noi progettiamo a lungo termine e vogliamo mettere al sicuro da potenziali debiti, perché magari attività imprenditoriali, attività professionali che potenzialmente possono generare debiti futuri, se noi ci programmiamo per tempo e quindi abbiamo davanti questo orizzonte dei 5 anni, possiamo indiscutibilmente ottenere un vantaggio. Un altro possibile vantaggio della donazione è dato dal fatto che il donante non risponde dei vizi e difetti dell'immobile o della evizione, diversamente dalla vendita. Quindi, se noi vendiamo un immobile, rispondiamo dei vizi e rispondiamo per evizione; se invece lo diamo in donazione, non ne rispondiamo nei confronti del donatario. L'evizione che cos'è? L'evizione è quella garanzia che si deve dare al compratore da parte di chi vende, garanzia che nessun terzo potrà in futuro portare via l'immobile al compratore a causa del fatto che il venditore, quindi chi vende, non era in realtà correttamente proprietario dell'immobile, quindi che non poteva venderlo. Si chiama garanzia per evizione, cioè un terzo che te lo porta via, perché tu, proprietario, che stai vendendo, in realtà non sei proprietario. In conclusione, esistono dei vantaggi a fare la donazione? Sì, ma sono molto modesti. Teniamo presente che il vantaggio vero, ossia il mancato pagamento dell'IMU, viene comunque in parte ottenuto anche in un altro modo, senza dover arrivare alla donazione, ma concedendo l'immobile in comodato, quindi in uso gratuito al figlio. Questa cosa consente, sempre sulla base delle norme fiscali vigenti in questo momento,
di ottenere uno sconto del 50% dell'IMU e quindi comunque in parte il vantaggio fiscale da IMU si può ottenere anche in altro modo. Bene, io spero che questo video possa aver risolto molti dei vostri dubbi. Diteci se avete altre richieste o precisazioni o altri chiarimenti, vedremo di rispondervi o magari di suggerirvi ipotesi di fare nuovi video o cose del genere. Se già non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, è molto importante, attivate la campanellina così sarete avvisati quando pubblichiamo dei nuovi video. Grazie e alla prossima!